Amici di Tech, sono sempre io, Luca Crocco, e sono qui a Roma per la presentazione ufficiale dello Xiaomi Mi A3. Eccolo qua, il nuovo smartphone di Xiaomi in collaborazione con Google che uscirà direttamente in vendita il 25 luglio. Questa che vedete dalle mie mani è la colorazione nera, colorazione grigia, e qui sul tavolo abbiamo anche le altre due colorazioni, ovvero quella blu e quella bianca. Xiaomi ci tiene molto al nome di queste colorazioni e le chiama questa grigia King of Grey, questa blu si chiama invece Noi Just Blue e l'altra, quella bianca, secondo me anche quella più bella, che si chiama More Than White. Ve le faccio vedere un attimino così al volo per godere un attimino di questi riflessi davvero molto molto belli, arcobaleno su la colorazione bianca. Invece abbiamo una sorta di onda molto molto particolare nella colorazione blu. Gli smartphone, come detto prima, saranno disponibili a partire dal 25 luglio. Nel dettaglio abbiamo uno Snapdragon 665 con Adreno 610, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna sarà la versione che arriverà ufficialmente in Italia. Per quanto riguarda le camere, vediamo un modulo da 3 fotocamere che riprende molto molto a livello estetico quello già visto sul Mi 9. Abbiamo la 48 megapixel, ormai marchio di fabbrica appunto di Xiaomi, una ultra grandangolare da 118 gradi e una cam per la profondità di campo che serve a scattare foto ritratto da 2 megapixel. Questo smartphone sarà uno dei primi smartphone ad essere aggiornato ad Android Q. Ovviamente troviamo a bordo Android One come tutta la serie Mi A. Questo è il terzo capitolo, non uscirà la versione Lite ma bensì soltanto questa che vedete oggi tra le mie mani. Sul display, ragazzi, vedete questa piccola tacca, questo piccolo notch a goccia che contiene soltanto la fotocamera anteriore da 32 megapixel. Durante il corso della presentazione ci hanno svelato anche la funzione software che ci garantirà di scattare dei selfie di gruppo, davvero una funzione molto molto apprezzata secondo me, specialmente nel corso di questa estate. Anzi, Xiaomi proprio pensa che questo sia lo smartphone appunto perfetto per l'estate, costruito davvero benissimo, leggero, si tiene davvero con una mano grazie alle cornici super ottimizzate e al display da 6,088 pollici in tecnologia AMOLED. Secondo Xiaomi questo è anche lo smartphone per l'estate proprio per la sua batteria da 4030 mAh, che secondo l'azienda non implicherà il fatto di doverlo caricare una volta aggiuntiva durante la giornata, quindi potremo staccare il nostro smartphone dalla corrente la mattina e coprire un'intera giornata di utilizzo. Ovviamente, come vedete, gira al suo interno Android One, Android Stock, perché appunto lo smartphone è in collaborazione con Google. Ma quanto costa questo smartphone? Lo smartphone costerà 250 euro e sarà disponibile dal 25 luglio nella colorazione nera, che è quella che abbiamo visto in questo momento. Invece dal 30 luglio, ve le faccio vedere di nuovo, saranno disponibili anche la colorazione blu e la colorazione bianca. Ovviamente arriverà anche la recensione completa, vi invito a continuare a seguirci. Luca Crocco per Tech è tutto, ci vediamo nel prossimo video, ciao!